Cristo è venuto soprattutto per dare speranza ai peccatori, ricorda l'arcivescovo metropolita di Salerno, Monsignor Luigi Moretti, un messaggio che dà ancora più risalto alla presenza delle reliquie del Santo Evangelista all'interno della casa circondariale di Salerno, che deve, per Monsignor Moretti, avere un obiettivo su tutti. Aiutare queste persone che la vita le ha portati a esperienze anche drammatiche, a volte veramente pesanti, per poter ritrovare il senso dell'appartenenza a una comunità, a una società, sapendo che nella società il discorso è di quello di costruire, non di distruggere. E questo può essere veramente il percorso rieducativo di questa esperienza. Si entra all'interno seguendo il ferreo protocollo di sicurezza. È lungo il cammino per arrivare alla cappella del carcere che lentamente si riempie di uomini e donne per celebrare un momento importante per tutti, ricorda il direttore, di grande emozione per i detenuti e per tutti i lavoratori della casa circondariale, un momento reso ancora più pregnante dalle difficoltà che vive il sistema carcerario italiano. È un momento decisamente, sicuramente di difficoltà. Difficoltà legata ovviamente al sovraffollamento e anche legata a un periodo in cui diciamo, si vive un certo malessere per chi lavora in istituto legato proprio come dire, un po' alla carenza di personale. Quindi è sicuramente il periodo in cui più bisogna rimboccarsi le maniche e in cui più bisogna lavorare, per cui ecco, momenti come questi, momenti forti, intensi come questi legati ecco, al Santo Patrono di Salerno, per noi hanno questa forza rigenerativa. Scegliamo di aprirci sempre al dono dell'amore, perché quello che ci salva nella vita è l'amore. Queste le parole del cappellano del carcere, Don Rosario Petrone, che aprono la Santa Messa, con lui il parroco della cattedrale, Don Michele Pecoraro, che ha confessato i detenuti. Aprirsi all'amore perché il perdono celeste possa essere il preludio a quello degli uomini e sintesi potente del messaggio del Vangelo. E lui ha detto che è venuto non per i giusti, ma per coloro che devono essere salvati. E quindi la presenza dell'Apostolo diventa il portatore di questo messaggio, perché è lui che col Vangelo ce l'ha trasmesso.